Ciao ragazze, ben ritrovate in un nuovo video. Ancora una volta ho il piacere di mostrarvi una make-up review che mi è arrivata al negozio proprio stamattina del brand di Clarins, la nuovissima collezione Éclat Instantané, una collezione che si ispira all'aspetto fresco del viso, alla naturalezza, ad un trucco leggero ma allo stesso tempo luminoso, naturale e radioso. Vediamo subito di cosa si compone la collezione, andiamo a scoprirla nel dettaglio e poi vedrete prossimamente in un altro video l'applicazione sia della nuovissima BB Skin Detox Fluid con il fattore di protezione SPF 25. E vedrete all'azione poi anche il Bel Longuer del ma il mascara sempre della linea di Clarins. Ma andiamo nel dettaglio proprio con la nuova BB Cream, la Skin Detox Fluid. Questa è una BB Cream idratante leggera e studiata per minimizzare le imperfezioni della pelle. La protegge dalle aggressioni atmosferiche proprio per il suo fattore alto di protezione che è il fattore SPF 25. Una texture molto morbida e setosa. Dona un finish radioso sul viso, non assolutamente glitter, ed è un effetto che promette quello di un colorito ideale. L'effetto di questa crema colorata è un effetto senz'altro naturale e luminoso. Inoltre è arricchito da un complesso antinquinamento ricco di estratti di lassana e soprattutto di tè bianco. Noi troviamo tre colorazioni, la 00, la 02 e la 03, ma esiste anche la 01. Subito dopo andiamo con il Multi Blush nella colorazione del numero 5 Rosé per regalare proprio all'incarnato un effetto proprio bombin che non deve mai mancare per un aspetto radioso e naturale del viso. Qui traspare proprio un blush molto naturale, non troppo scrivente, che può essere indossato a qualsiasi età e durante tutta la giornata. La formula è ricca di cere, derivate dalla rosa, mimosa, ma soprattutto anche di jojoba e dal girasole. Inoltre ha un trattamento antiossidante, è a base di vitamina E e antiradicali liberi. In un'unica tonalità è presentato, ma per la prima volta lo si può applicare anche picchiettando sulle labbra e applicato poi subito dopo anche un gloss per ravvivarlo. Il pezzo forte della collezione è senz'altro la palette a 5 colori, la 03 Natural Glow. La palette racchiude dei colori ideali per un look naturale e fresco, ma può essere intensificato poi con il tortora scuro. Un astuccio color rosa, eccolo qui, lo potete vedere tranquillamente. Troviamo 5 ombretti sfumabili tra di loro, perfetti per ottenere un trucco più o meno intenso a seconda di come lo si desidera. Il chiaro si può applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Il pennellino è particolare perché ha sia le setole che la spugnetta per l'applicazione e si possono creare degli effetti di ombreggiatura chiara fino ad arrivare a uno smokey un po' più intenso. Ancora i pezzi forti sono l'ombre iridescente nelle nuovissime 4 nuance. Sono famosi perché sono apprezzati per la loro texture cremosa e che a contatto con la palpebra si trasforma in una polvere molto molto delicata. Si tratta di ombretti pigmentati da un colore che regalano un colore luminoso duraturo. Nel bugiardino è scritto che possono essere applicati anche senza primer. Io li vado sempre ad applicare con un primer. Comunque, essendo cremosa, questa consistenza che poi sulla palpebra diventa cremosa, non vorrei che si andasse a infilare nelle rughette di espressione. La loro formula è arricchita di pigmenti a tecnologia soft focus che aiutano a rendere la palpebra anche più levigata, quindi più compattante. Inoltre c'è la polvere di bambù che permette proprio all'ombretto di restare più a lungo e di fissarsi sulla palpebra mobile. Donano un effetto molto fresco, riposato. Come vi ho accennato, questo è il mascara Longuer, che è un mascara che viene applicato
più volte per creare un effetto molto di effetto di ciglia molto lunghe. La promessa è in 4 settimane ciglia ancora più allungate. È arricchito di cere di carnuba, pantenolo e un mix di ingredienti di nutrimento ed emollienti che agiscono proprio sulle ciglia fortificandole, facendole crescere più forti e robuste. Quindi lo vedrete poi prossimamente all'applicazione con la BB Cream. Per le labbra, la proposta di questo make-up è il Rouge Éclat nelle 4 colorazioni, che sono dei veri trattamenti anti-età per le labbra. Hanno una formula speciale che idratano e minimizzano le rughette di espressione verticali. Inoltre contengono vitamina E. Troviamo il 23, che è un rosso acceso, un pink sherry nella colorazione del numero 24, che è un ciliegia, il 25 il pink blossom, che è un rosa antico, e troviamo il 26, che è il rosa paline, che è un nude molto molto delicato. Inoltre, non possono mancare assolutamente gli Stunlight Naturel Lip Perfector, che sono l'éclat minute embellisseur delle Lèvres. Sono dei balsami colorati per le labbra, per chi non rinuncia mai al lip gloss. È un effetto luminoso quasi tridimensionale, da una texture gel. È arricchito come il rossetto di agenti emollienti idratanti e mantengono nutrite le labbra per tutta la giornata. Contengono burro di karité e mango. Si conclude la collezione con il gloss Prodige, non vi ho detto, nelle 2 colorazioni del rosato e del ciliegia con una punta di prugna. E la collezione si conclude con il gloss Prodige, questo gloss trasparente brillante che può essere utilizzato come top coat per impreziosire qualsiasi rossetto, ma allo stesso tempo può essere anche utilizzato da solo per donare alle labbra un effetto nude, da un'intensa idratazione alle labbra, rendendole super voluminose. Questa, ragazze, è tutta la collezione. Mi piace moltissimo perché è il mood dell'effetto naturale del vedo c'è ma non lo vedo, mi piace moltissimo. E la palette la trovo pratica, comoda, veloce da utilizzare, la si può portare in borsetta, il packaging è molto molto bello, di questo rosa antico, e trovo che la collezione mi è piaciuta moltissimo. Sicuramente quello che più mi affascinano sono gli ombretti iridescenti, la palette, e ovviamente mi piacciono moltissimo gli Stunlight per le labbra. La BB Cream la vedrete prossimamente all'azione, quindi non vi dico nulla, ma la collezione di Clarence è una collezione che fondamentalmente mi piace tantissimo. Fatemi sapere voi se l'avete già provata, se l'avete vista, se è nelle vostre corde, se l'avete trovata utile questa review, e soprattutto se andate a scegliere qualcosa di questa collezione che vi entusiasma. Sapete che potete tranquillamente scrivermi sia in posta privata che tramite la mia email o su Instagram o Facebook tranquillamente, risponderò ai vostri commenti. Potete prenderla da me tramite vendita online e ovviamente trovate poi tutte le notizie utili giù nell'info box. Spero di esservi stata d'aiuto, spero che la review vi sia piaciuta e come sempre io vi do appuntamento ad un mio prossimo video. A prestissimo. Ciao!